un giovane campione alcamese del nuoto, Salvatore Agnello, che è riuscito a raggiungere un traguardo, anzi dei traguardi a livello nazionale, dei risultati veramente importanti. Intanto complimenti Salvatore, ci presenta questo talento il papà, che è Giuseppe Agnello, e l'allenatore Piero D'Angelo. Intanto partiamo dall'allenatore. Lui ha partecipato a diverse gare già negli anni passati e si sta confermando, si è confermato adesso. Lui ha partecipato pure a delle gare con dei bambini normodotati e si è sempre distinto, dimostrando ed evidenziando proprio il suo talento naturale, perché è un bambino molto talentuoso e che veramente ci farà parlare di sé, c'è di lui, perché veramente è bravo, è un talento naturale. Benissimo, che risultati ha raggiunto esattamente? Ha conquistato delle medaglie in Puglia? A livello regionale ha spiazzato proprio tutti gli avversari, vincendo tutto quello che c'era da vincere. A livello nazionale, giustamente incontrando con gli atleti che si allenano ogni giorno e che fanno parte addirittura della nazionale italiana, e lui proprio perché è un talento è riuscito ad arrivare terzo assoluto nei 50 stile libero e primo di categoria, cioè è sempre un campione nazionale. E poi ben figurando pure nel 50 rana, che è arrivato terzo, è arrivato poi nella farfalla, è arrivato sesto. Diciamo che è riuscito veramente a dare, con quel poco allenamento che aveva, confronto agli altri, ad esprimere tutto il suo talento. Ottimo, Salvatore, tu da quanto tempo è che ti cimenti nel nuoto? Da quando avevi 5 anni? Adesso pensi di partecipare a delle gare, dicevi a settembre, giusto? E quali gare sono queste? Quale gare? Sì, che gare sono queste a cui parteciperei a settembre? Campionato nazionale. Ah, sempre a livello nazionale. Magari ti auguriamo di fare bene anche in questa competizione. Tu sei stato in Puglia, giusto? Sì. Ecco, a Lucera, territorio foggiano, conosciamo anche il papà di Salvatore, si chiama. Diciamo che questo Giuseppe. Ragazzo ci sta dando ottime soddisfazioni. Grazie al tecnico Piero D'Angelo, che negli allenamenti si dedica con tanto affetto, perché con questi ragazzi prima ci vuole l'affetto e poi dimostrando la professionalità in acqua. Diciamo che la ricetta è semplice, è una vita normalizzata più possibile, è tanto lavoro e alla fine poi si vedono i risultati. Bisogna trattarli come tanti altri ragazzi, e quando ci vuole rimprovero bisogna darlo, e quando invece bisogna dare qualche soddisfazione in più. E ora questa società ha deciso di partecipare al campionato invernale, che si svolgerà molto probabilmente in Lombardia, e Salvatore parteciperà di nuovo a questo campionato, sperando di portare ottimi risultati come questo di Lucera. Però già, diciamo, noi genitori siamo abbastanza contenti, e principalmente per l'impegno che mette il ragazzo quotidianamente negli allenamenti. E poi lui è uno spirito libero, diciamo che gli piace confrontarsi in tutte le realtà. Noi ad Alcamo abbiamo fondato un'associazione di persone down, noi genitori, e facciamo il possibile per dargli un'autonomia sufficiente per muoversi nella città e fargli riscoprire tutto ciò che la nostra città può offrire. Ottimo, lei è un appassionato di nuoto? Diciamo che questa passione mi è venuta dopo, perché io c'ero anche l'altra ragazza, una bambina di 12 anni che faceva anche nuoto agonistico, sempre con Piero D'Angelo. Dopodiché lo stimolo della bambina ha anche stimolato anche il fratello e ci siamo imbattuti in questa avventura, con tante di quelle soddisfazioni e tanta di quella voglia
di continuare, perché alla fine quello che importa è quello, lo sport è viverlo e come sport. Se poi vengono i risultati, meglio, meglio prima per lui e per tutti gli altri genitori, parenti e amici che lo conoscono. Bene, Salvatore, ci dica, prego. Volevo finire, diciamo, allora lui, questo spirito libero di cui parla il padre, non è altro che il talento che io riscontro giornalmente in acqua, perché è veramente un talento. E poi volevo dire che il ragazzo è stato contattato dai tecnici della federazione, cioè della nazionale italiana di nuoto, e molto probabilmente lo vedremo vestire la maglia azzurra nei prossimi campionati, perché veramente è un talento, Perfetto. Allora. Io intanto volevo ringraziare a Piero che mi ha allenato per queste gare nazionali, soprattutto volevo ringraziare a Piero di quanto impegno che si è messo, allenarmi e tanta pazienza che si è messo. E grazie a mia padre per fare il campionato nazionale e questo. Grande Salvatore, ma ci vuoi fare vedere? Ci vuoi fare vedere allora qualche vasca? Sì. Che dici? Dai, vediamo ora Salvatore all'opera, dai. Allora Salvo, aspetta. Facciamo prima una vasca a Spirellino, ok? Poi ci fermi e poi riprendiamo a Giochino, ok? Ottimo, ma abbiamo cronometrato? Bravo, abbiamo preso il tempo? Bravo Salvatore, stanco? No. Ok, allora in bocca al lupo per le prossime gare, ti lasciamo riposare un po', adesso ci vai al mare? Sì. Il mare... Il mare in questi giorni, insomma, è abbastanza calmo. Io ci voglio tizioni a mare. Ok, e anche qui in piscina, chiaramente, ad allenarti. Tu quante volte ti alleni durante la settimana? Tre volte a settimana. Ok, grazie Salvatore, tantissimi auguri. Ciao. Ciao.